Lunedì mattina bellissimo perché ho parlato per 5 minuti e mi sono reso conto che non stavo per niente registrando, quindi ricominciamo tutto il discorso. Allora, innanzitutto ci sono 25 gradi, si sta bene, non c'è troppo caldo, c'è il sole, mi sono mangiato 3 albicocche, una pesca e succo all'albicocca e uno yogurt alla fragola, quindi veri sani. Almeno la mattina si prova a essere sani, poi il pomeriggio, come sapete, mangiando al ristorante tutti i giorni, io ho la possibilità di ingozzarmi alla peggiore, e quindi almeno questo si riesce. Poi lunedì, oggi è un lunedì particolarmente infernale, perché oltre a tutto l'ambaradan del lavorare e al lavoro, cioè fare il mio lavoro da ingegnere full time. Poi, oltretutto, il lunedì devo anche editare il video del canale YouTube americano che appunto inizierò, cioè, finito il lavoro, quindi dalle 6 alle 8. Di solito ci metto un paio d'ore, 2 ore, 2 ore e mezza per editare i video, almeno questo è il limite che mi sono posto. Dopo di quello potrei ancora lavorare, perché mi viene richiesto anche di fare le copertine dei canali YouTube, e quello mi dedica di solito una mezz'ora. Solo che di solito non le faccio perché poi, cioè, dopo tutto il giorno davanti al computer non gliela fa più, sono stanco in termini tecnici. Oltretutto, oggi non so neanche se riuscirò a fare anche questo, perché cosa succede? Ho un aperitivo con una mia amica che non vedo da tipo un mese e mezzo, forse di più, probabilmente di più. Di conseguenza, la situazione è abbastanza tirata, rosicata, masticata, perché penso che dopo il lavoro per le 6 andrò direttamente a fare aperitivo, almeno questa è la mia, insomma, presumo che vada così, che non sia dopo cena ma sia prima, e quindi di conseguenza devo editare accordingly tu questi orari. Tutto questo oggi sfortunatamente sono partito un pochino più tardi del solito, e quindi spero di non fare troppo tardi, perché se no questo si aggiunge ai ritardi, cioè non del lavoro qua, però io voglio andarmene via prima perché così riesco a fare tutto il resto dei lavori, cioè rendiamoci conto. Poi sono riuscito a editare anche tutti i video ieri delle feste e quant'altro, e quindi molto bene, molto positivo, almeno questo si riesce a spingere. E niente ragazzi, questo però adesso è, io adesso, oddio, non dirmi che ci metto 19 minuti da qua. Porca miseria, ragazzi, c'è un sacco di traffico. C'è un sacco di traffico oggi. Va bene, ragazzi, noi ci aggiorniamo. Adesso mi metto a piangere perché arriverò in ritardo e devo arrivare comunque prima delle 45 al lavoro, perché sennò dopo scatta ed è come se fossi entrato alle 9 e quindi me ne devo andare via alle 6. Mannaggia, mannaggia. Vabbè ragazzi, noi ci aggiorniamo dopo. Finito il lavoro, si muore di caldo, fuori ci sono 36 gradi e mezzo, 37 oramai. Sempre solita questione, oggi è lunedì, finito di lavorare. Adesso alle 6 e mezzo l'aperitivo che vi dicevo, quindi il tempo di arrivare a casa, scaricarmi l'Eclipse, fare un paio di cose e poi si parte. E poi si parte, andiamo sulle Torricelle, quindi spero, confido nel fresco, ma anche se sarà impossibile, cioè saliamo in 200 metri, mica 2000. E niente ragazzi, oggi a pranzo mi sono mangiato un buon piatto di pasta, il ragù con le zucchine, poi inoltre un secondo, che era tipo un polpettone, non era nulla di che, me l'hanno descritto molto bene, ma era un po' insignificante come secondo. E poi del verdurino. Insomma, così, tranquillo, tranquillo ragazzi. Adesso noi torniamo a casa e si parte. Sono proprio stanco oggi, cioè non ho molta voglia. Poi un mio amico si è appena laureato, quindi stasera si fa un po' un aperitivo così per celebrare la vittoria, che la laurea è sempre importante. Sono molto felice per lui che sia riuscito in questa enorme impresa. Adesso noi ragazzi torniamo a casa, spero ci sia. No, non c'ho dei gelatini in frigo, mannaggia. E vabbè ragazzi, va così. Bene ragazzi, sono tornato a casa, adesso mi metto a scaricare. Mamma mia.
Dicevo, ora mi metto a scaricare l'eclipse della settimana. Allora, storia di oggi: Tesla to delay a robotaxi event. Ah, giusto, perché l'8 agosto mi pare che Elon volesse rilasciare una dichiarazione stampa, dove appunto spiegava la situazione del mondo, robotaxi, e quindi tipo Uber, ma per le Tesla. E apparentemente, da quello che leggo qua nel titolo, che è la storia che dovrò editare io dopo per sto canale YouTube, Now You Know, è rimandato. Quindi adesso io mi vado a scaricare tutti i video. Cos'è questo front, mi pare? Eh? Front, sì, è front. Quindi Giga Gem, download only. Selezioniamo la cartella. Allora, Now You Know, new folder 410, 410. Qua dentro bidibim barabam. E questo che è il file? Vabbè, insomma, ragazzi, normale amministrazione. Qua si scarica, si lavora. Abbiamo detto che era lo 03. Perfetto. Ho iniziato a editare il video da una mezz'oretta, ma devo già uscire, sono di corsa, come c'è, non ho neanche tempo di fare quello, quindi mi sono preparato una cosa veramente schifosa, me ne rendo conto, però a volte una cotoletta con un panino, ora ci metto magari un po' di maionese così, perché all'ultimo ho ricevuto il messaggio che si fa un aperitivo così per la festa di laurea del mio amico e insomma una vita di corsa, mannaggia, adesso trangugio questo. Però ci metto un po' di maionese sopra, che vergogna. Cioè, io che mi impegno anche con la palestra e tutto. Cioè, guardate. Guardate che schifo. Cioè, per carità, può essere anche buono, però. Stiamo andando, quel panino faceva schifo, sinceramente. Cotoletta secca, panino che si sbriciolava a guardarlo. Boh, per nulla, non mi è piaciuta per nulla questa cenetta. Ora sono già uscito, devo andare a Santa Croce, visto che ho trangugiato il panino senza guardare in faccia nessuno, mi sto portando dietro un po' di tè freddo, così da digerire, diciamo, andare a sanare, a sopperire questi problemi. E noi adesso, ragazzi, tra poco arriviamo. Salutiamo gli altri, ma non posso stare lì tanto, massimo un'oretta. Devo tornare subito a lavorare, devo consegnare i video. Purtroppo la vita è così. Però in 35 minuti sono riuscito a fare una storia. Quindi stavolta mi è anche andata bene, ci ho messo meno del solito. Che non so se è un bene perché io sono pagato ad ore, però comunque ci ho messo poco. E top. Dopo quella successiva sarà probabilmente un pochino più impegnativa. Dovrò tornare in quella di prima. Cioè, io voglio consegnare lavoro e basta. Però se mi avanza un po' di tempo, comunque non sono troppo stanco, mi metto a mettere. Metto un pochino di dettagli, delle cose carine, magari degli scherzi più divertenti, dei giochini. Questa è la situazione, ragazzi. Proprio. Non sono stufo di dire che non ce la faccio più. Ce la faccio, ma è pesante. Si fa perché bisogna farlo, ma è così. La mia testa è in 1000 posti. Allora, abbiamo appena sentito tipo un'esplosione, non capiamo se è un fuoco d'artificio o cosa. Quindi andiamo in avanscoperta. Dai, che figure, ci fa entrare in macchina. Dai, che la notizia scappa. Dobbiamo essere i primi. Un'esclusiva dobbiamo avere. Cioè, questo, per il canale, questo è altro, questo è altro. Si spinge, ragazzi. Quindi Lorenzo riprendi, Io riprendo, se ragazzi. non fai 10 milioni di view con questa bomba carta, non Non ne vale la pena. bomba carta, Non ne vale la no, pena. è troppo forte. Cosa può essere effettivamente È qualcosa qualcosa di no, di industriale. normale, cioè che magari È non è. qualcosa che viene lì, ci sono Cos'è le secondo te, industrie. Giulio? Cosa può essere? Non lo so, io tipo una bombola a gas che esplose, ma gigantesca, tipo Una roba che era una bomba da gas che era sottoterra. E ha 200 preso bar, fuoco. Bam! 300 bar. Boom! Beh, in quella direzione, a dire la verità, ragazzi, ci avviciniamo a uno dei più grandi bunker della NATO,
dismesso ancora nella seconda guerra, a Grezzana. Ah, sì? Sì, 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 non ci sei mai andato? Magari un ordine no. Dobbiamo andare una volta, vi ci porto, ragazzi del vlog, andiamo a, andiamo a visitare questo bellissimo anfratto. Dobbiamo vedere dal casino, cioè se vedi che... Ci sono delle... Cosa sono quelle? Beh, come cos'è? Quello lì è, è il tennis club, quello ragazzi. No, ma vedevo delle robe dietro. È vero, perché vedo già esplosioni dappertutto, no? È quello che si spera, del santo. C'è la luce accesa lì. Lasciala. Questa vita triste e monotona. Mi sa ragazzi che è un buco dell'acqua. Però Alberto non demorde. Cerchiamo la tragedia, cerchiamo il disastro. Che non hanno un cazzo. Hai presente quel meme tipo il tuo amico disoccupato il martedì pomeriggio? Esatto, ci siamo. Sì. Andiamo però Veronese, passiamo qua da Poiano. Siamo da Poiano. Sì, facciamo le strade interne. Così gli diciamo alla Cate Poiano è libera. Poiano è tranquilla. Falso allarme. Adesso vedo una slavina di fuoco, se c'è una cortina di fuoco e ci entriamo dentro. Se c'è qualcuno che cammina, fermati, gli chiediamo. Ecco, no, dai, no, Giulio, dai. Cosa gli chiediamo? Avete sentito un botto, lo stiamo cercando. Esatto, fermali. No, glielo chiedo io, dai. Sì, ma cosa gli dici? Che lo stiamo cercando? Sì, vai. Scendi dalla mia macchina. No, lo stiamo cercando, ma dico che... Accosta. Dai, tira giù il finestrino. No, ma dai, chiedi tu. No. Scusate, avete sentito il botto? No, se avete sentito un'esplosione voi. Sì. Cos'era? E di dove viene? Ma l'abbiamo sentito sul monte, parte là. No, un fuoco e fiamme, avete visto? No, hanno fatto anche i fuochi. Ah. Ah, ma erano fuochi d'artificio? Fuochi d'artificio. Speravamo una bella esplosione. Da dove sono? Non lo so, perché c'erano le piante davanti, non si vedeva, eravamo lì vicino a casa. Ah, accasati? Va bene, grazie mille. Siamo fotoreporter. Grazie. Se avete presente quelli che vanno a caccia di tornado? L'hai ripreso? Sì, ho ripreso. Mamma mia. Vai a Bosco. Cosa è Bosco? Dove è Bosco? Vuoi chiedere questo? Sì. Ah, ma era secondo te il fuoco d'artificio o... Ok. Speriamo di no. Saluta anche Giulio. Volevo lasciarla con speriamo di no, che non fosse sì, esatto. La luce. E ma tu speravi un fuoco d'artificio. E tu speravi che lui accelerasse, invece lo stronzo passa il finestrino. Ma che fuoco d'artificio? Non sì, è ma la luce bianca, magari sono qualche ma non fa quel casino lì un fuoco d'artificio. E poi solo uno, ci hanno speso tutto il budget per una bomba e basta. Appunto, no. Dai, sti comuni. Vicino poi... a Casati, poi anche lì. No, è esploso qualcosa, non ho visto. A Poiano ci sono visti una luce bianca. Beh, abbiamo delle informazioni in più. Poiano è pulita. Adesso andiamo dagli altri e gli raccontiamo. Profumo di scoop qua. Sentito. I fotoreporter andavano a Chernobyl, Giulia, con le radiazioni. Noi non possiamo però usare avevano un po' di chimico. Avevano le tute. Vuoi rimanere un fotoreporter di bassa lega? Sì, ma vuoi passare al Corriere della Sera in Rai, Sì, Giulio? Ma non voglio fare i fotoreporter delle cose che succedono a Bosco, al post che ha detto. Direttamente. Ma il Casati è qua. A Casati, non voglio che rimanga. Cioè, voglio qualcosa di più. Ma questo è legato al Cremlino, non l'hai capito ancora. Cioè. Questo è un punto strategico, non dai, hai capito. Raccontiamo. Poiano è pulita, così la Cate non si spaventa, non chiama la mamma. Però Poiano tutti hanno visto un alla gelateria, abbiamo chiesto. Alla gelateria. È stato un grande bagliore bianco. E si sentiva odore di qualcosa di bruciato. Sì, esatto. Che non sapeva che cos'era. Buttiamogliela. L'odore secondo me ci sta. Dai, l'odore. La caserma della NATO ci sta. Dai, potrebbe essere caduto un aereo. No. Dai, madonna. non si può dire. No, sei un prete del cazzo. Perché è troppo. Deve essere credibile, Dio santo. Deve essere credibile. Ci sta la cosa della NATO, della base NATO. Allora. Ma ce n'è una. Sì, Grezzana. Della base NATO. Allora. È abbandonata da tipo gli anni 50. Facciamo così. Però va bene comunque. Poiano è pulita.
poi hanno pulito. Hanno visto dei bagliori bianchi alla gelateria. Alla gelateria si vedevano fin da Poiano. Allora ragazzi, la situazione è più tragica del previsto. Abbiamo notato che, seguendo anche delle interviste con locali, con la gente che vive lì e conosce bene i rumori, i suoni del luogo. Era Maccio Capatonda che faceva i suoi programmi, andava ad intervistare il vecchio del paese. Sì. Oh, oh raga, effettivamente è successo qualcosa. Allora, è una balla. No, ho tutto registrato. Ho tutto registrato, ragazzi. Abbiamo parlato dei poianesi. È vero. Ho tutto registrato. Alla gelateria. Prima non è Poiano. Gente locale. A Grezzana. Loro ci hanno detto che secondo loro... Ce l'ho qua l'intervista, vi faccio vedere. È tipo il deposito della base NATO che c'è a Grezzana, che hanno visto un bagliore e si hanno sentito puzza di polvere da sparo. Noi non l'abbiamo sentita. È vero. Hanno attaccato una base NATO. Abbiamo prima... Abbiamo prima... Vediamo che siamo in guerra. In guerra. Ma che c'è la base NATO? Adesso ci sarà una loro. Sono appena laureata. No, no. Abbiamo intervistato due signore per strada. Ma è una loro posizione perché hanno sentito. Cioè da quinto poi tornati a... Puglia posto. Niente ragazzi, déjà vu, siamo tornati qua al computer a lavorare, sono 10 alle 11 e ho almeno un'altra ora davanti che mi aspetta a fare sta cosa. In tutto questo io mi voglio tagliare i capelli perché sono troppo lunghi e mi dispiace, e quindi sì, ci devo fare. È arrivata l'estate, ormai siamo ben... l'estate è già inoltrata, ma si va avanti, lavoriamo, ci vediamo dopo. Penso di essermi bruciato la lingua mangiando quella cotoletta prima, insomma non il massimo. Comunque per arrivare a fine giornata, 10:30, ho finito di editare tutto quanto, adesso devo andare a letto per forza di cose. Buonanotte ragazzi, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, stiamo salendo di iscritti, con calma ce la faremo, prima o poi arriveremo a 3000 iscritti e lì sarà un sogno che si avvera. Quindi ragazzi ci sentiamo.